Di Fabio mescola le carte in tavola e cambia 6 undicesimi della formazione scesa in campo contro il Fiuggi. Casimiri dà forfè prima del riscaldamento, al suo posto gioca Ferri. Novità anche in porta, dove va Oliveri. A centrocampo con Loviso c'è Leonardo Emili, mentre in attacco, dopo il turno di squalifica, torna Fagioli. Nei pontini assente Ruben Olivera. Nel 4-3-3 di inizio gara mister Galluzzo schiera Camara in difesa, mentre in avanti non c'è Laghigna, al suo posto Bosi. Al comunale fischia De Usagno di Faenza. Pronti via la prima occasione di marca locale con De Gidio, bravo ad impegnare Prudente in corner. L'Aprilia non ci sta e risponde presente con Luciani, che dalla distanza centra in pieno la traversa. Poi sulla ribattuta la difesa abruzzese salva la disperata. L'Aprilia continua a premere a una potenziale occasione al 17esimo con Pezzone, ma la sua conclusione è messa sul fondo dall'ottimo intervento di Olivieri. Lo stesso numero 1 di casa però non può nulla 5 minuti più tardi, quando Bosi dalla destra entra in area di rigore con il mancino, batte con una conclusione precisa l'incolpevole Oliveri per il meritato vantaggio degli ospiti. La risposta del Castelnuovo arriva da calcio piazzato con Loviso, ma l'esperto centrocampista questa volta non trova lo specchio della porta per questione di centimetri. Con Di Ruocco un po' in ombra, in questi minuti ci prova De Gidio a scuotere i suoi, ma il tiro risulta potente e poco preciso. Alla mezz'ora l'Aprilia avrebbe la possibilità di raddoppiare. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo si accende una mischia dove Pezzone, per questione di centimetri, non beffa Olivieri. Sul finale di primo tempo cresce il Castelnuovo. Al 40esimo è Di Ruocco a provarci di prima intenzione con un tiro dei suoi che è deviato da Pollace, per poco non beffa Prudente. E il preludio al gol, che arriva 2 minuti più tardi con il solito Loviso, bravo a stoppare il pallone dal limite e con un destro chirurgico a mettere in fondo al sacco con l'aiuto del palo. Stessi 22 in campo ad inizio ripresa, con il Castelnuovo subito in gol al 7° minuto, sgroppata sulla destra di Emili che mette in mezzo il pallone, dove si avventa De Gidio, il quale vince un contrasto e poi trafigge il portiere avversario. Gioia per l'esterno nero-verde che non segnava dal 6 gennaio scorso contro la Cinzia Albalonga. Il Castelnuovo prende le redini del gioco e con la specialità della casa, ovvero la ripartenza veloce, si riversa in avanti verso la porta avversaria con Rosario Di Ruocco, ma la sua conclusione non inquadra lo specchio della porta. Passano 4 minuti e De Gidio sfiora di nuovo il gol, discesa sulla destra di San Severino che mette in mezzo, dove il numero 7 si fa trovare pronto, ma calcia addosso Prudente. Alla mezz'ora il Castelnuovo cala il tris. È bravo Fagioli a deludere l'intervento di Sossai, ma la conclusione violenta c'entra in pieno la traversa. Poi sulla ribattuta De Gidio mette in rete per la sua doppietta personale. Partita chiusa? Nemmeno a pensarci, perché proprio al 45esimo i pontini accorciano le distanze con il neoentrato Laghigna, bravo a girarsi in un fazzoletto e battere Oliveri con una conclusione centrale. Nel recupero non accade nulla, con gli abruzzesi che centrano l'11esima vittoria stagionale, e domenica prossima visita al fanalino di coda agnonese per i laziali, testa al recupero di mercoledì contro la Recanatese. Sono stati i primi 20 minuti dove abbiamo subito le loro manovre, no? Lo sapevamo, e il problema è che non siamo riusciti mai ripartire, abbiamo sbagliato tanto e ci siamo anche spaventati un po', quindi abbiamo perso un po' di sicurezza, di certezze, e poi sicuramente il pareggio ci ha ridato vigore. Poi nel secondo tempo è stato un altro Castelnuovo, perché abbiamo corretto un po' di cose, siamo andati a prenderli più alti impedendogli di giocare. Ci sta anche il fatto che magari loro avessero giocato anche mercoledì e hanno pagato un po' di stanchezza. Una squadra stravolta, perché? No, stravolta rispetto agli 11 iniziali, anche se lei comunque ha sempre detto che tutti si devono sentire importanti. Bravo, io quello che vedo in settimana, ho visto in settimana Natale ha avuto qualche problemino e quindi l'altro invece sta bene. Emili l'ho visto, Leonardo l'ho visto bene già da un po' di tempo, capito? Così, e quando dico che c'è bisogno di tutti, c'è bisogno di tutti veramente, quindi non è che lo dico e poi dopo non lo faccio. Dovevamo capitalizzare di più le occasioni che ci abbiamo avuto, e penso sia di chiara lettura al primo tempo. E poi abbiamo preso questo gol che, vabbè, niente, abbiamo preso questo gol al 42esimo, quindi siamo andati al riposo un po', ecco, sai, gli episodi, no? Come incidono magari sulla gara. Secondo tempo siamo rientrati in campo magari un po' meno pronti, dopo preso il 2-1 abbiamo un po' smesso di giocare. Noi siamo una squadra, soprattutto su un campo dove si può giocare, che deve sempre giocare, come abbiamo fatto il primo tempo, anche se capisco che mentalmente
è più facile distruggere che costruire, quindi dispendio a livello cognitivo è elevato. Abbiamo riaperto la partita col 3-2, poi ci avevamo avuto anche prima un'altra occasione. Quanto è pesato l'aver giocato, affrontato anche il turno infrasettimanale e poi sull'andamento della gara? Sì, adesso noi giochiamo ancora, giocheremo pure mercoledì e poi rigiochiamo domenica. Quindi facciamo 5, 1, 2, 3, 5 partite in due settimane. Sì, sicuramente influisce perché comunque al di là dell'aspetto fisico c'è anche l'aspetto emotivo, caratteriale, quello di rifare sempre prestazioni importanti.